Angelo Lorenzetti, avevi annunciato che avresti attinto largamente le seconde linee, ti hanno soddisfatto i tuoi ragazzi? Non era facile, non era facile per i ragazzi di Padova, perché insomma non a conquistarsi, trovarsi dei ragazzi che erano tutti da perdere, poi piano piano insomma tutto si è messo nella, diciamo, nella normalità dei valori e quindi insomma è comunque stata una bella giornata qua. Senti, a causa di questa bella giornata sono arrivate anche accuse, si possono fare nomi e cognomi, dai precedenti massacesi in testa della Lega. Che cosa rispondi a queste persone che vi hanno accusato di scarsa sportività, sintetizzando? Io credo che noi abbiamo dichiarato pubblicamente prima quello che in passato tanti altri hanno fatto di soppiatto, no? Ma per un'esigenza nostra, perché insomma qualche situazione non brillante ce l'abbiamo e quindi noi insomma avevamo conquistato un qualcosa e pensavo che farlo così in maniera chiara anche per l'esterno, per il discorso delle scommesse, tutto quanto, insomma d'accordo con la società, fosse un qualcosa di chiaro dentro la pallavolo. Magari abbiamo dato qualcosa, però io credo che quando si parla di principi bisogna frequentarli. Io credo che nelle ultime giornate nella pallavolo molto spesso non è stata frequentata. Noi avevamo detto prima che eravamo in situazione un po' di difficoltà, abbiamo dato la nostra vulnerabilità verso questo ritmo di campionato molto intenso, e l'avevamo dichiarato prima di non farlo sapere. Anche nei confronti di Padova, se magari si fossero trovati subito dei ragazzini in campo. Io insomma ho detto quello che pensavo, non è meglio né peggio degli altri, però insomma gli altri scrivono, ho scritto anche io. Ultima domanda, nei playoff da giovedì si ricomincia proprio contro Padova? Gara 1 sarà molto importante, io ho detto ai ragazzi, gara 1 è molto importante, a mettere il focus lì, poi dopo è un playoff lungo. Che magari ci darà modo di recuperare qualcuno e di recuperare anche della freschezza tecnica, no? Se riusciamo a lavorare bene, però da qua a giovedì il tempo è poco e quindi dobbiamo mettere la grande attenzione che i ragazzi hanno messo, insomma, il 99% delle volte quest'anno, dobbiamo mettere lì su gara 1.